Senti, come stai innanzitutto? Molto bene, grazie, molto bene. Senti, l'emozione di stare qui ed essere oggi madrina di questo evento, come lo vivi? Ma sono molto contenta perché poi credo che sia un ottimo modo per sensibilizzare le persone e poi quando ci sono i giovani è sempre, sempre molto bello. Perché è meglio cominciare da giovani. Assolutissimamente sì, infatti per questo stiamo facendo dei percorsi anche nelle scuole di tutta Italia e speriamo che questo serva a qualcosa, ma io ci credo fortemente, quindi andrà bene. Si sente, si vede quotidianamente tutti i gesti che fai, complimenti. Grazie. Lui dà un senso d'amore differente, io amo in una maniera, tu ami in un'altra, ognuno di noi qui ama in una diversa maniera. Dipende molto anche da come ci è stato dato l'amore quando eravamo bambini, ok? Magari io ho avuto la fortuna di crescere in una circostanza familiare dove sono stata tanto amata, tanto coccolata e quindi ad oggi sono una persona che è capace di amare come tutti dovrebbero amare, quindi amare e lasciare liberi, lasciare e rispettare l'altra persona, rispettare la volontà dell'altra persona. È chiaro che lui è sempre stato una persona con delle difficoltà di base perché non è stato amato quando era bambino, quindi lui ha una sua visione dell'amore che nella mia visione corrisponde solamente ad ossessione, però lui era fermamente convinto di amarmi in quel momento e questo si rivela deleterio ovviamente. Sei stata nominata? Questo funziona, mi ha dato così. Sei stata nominata il mio primo pensiero è stato lei, perché io conoscevo la sua storia, è stata una donna, è tuttora una donna molto forte, con un grande carisma e credo che questa sia la cosa che la faccia essere, faccia diventare più bella di prima, di quanto fosse prima. Però c'è una cosa di cui si parla poco, io sarò ripetitiva perché a me dispiace tanto, noi siamo qui oggi a combattere la violenza di genere, il femminicidio e la violenza sulle donne. Allora, tu dici bene, la prima donna ad essere stata sfregiata in Italia è stata Lucia Annibali. Pochi sanno che 3 anni prima, che fosse sfregiato Lucia Annibali, è stato sfregiato un ragazzo di Treviglio che si chiama William Pezzullo ed è un uomo e per il fatto che è un uomo pochi ne parlano e questa cosa mi fa arrabbiare da morire perché dovremmo, come combattiamo la violenza sulle donne, anche combattere la violenza in generale perché l'uomo deve rispettare la donna ma anche la donna deve rispettare l'uomo. Infatti purtroppo immediatamente c'è un universo femminile che è davvero sotto tutta molto spesso sì. E tra l'altro c'è anche l'importanza di far passare un altro messaggio che il problema più grosso non è il sconosciuto che ti aggredisce per strada o al parco, il problema più grosso è il conosciuto che ti aggredisce nei luoghi in cui vivi. Tra l'altro, ad esempio, il tuo ex compagno aveva subito diversi provvedimenti dove aveva rinunciato e gli era stato infatti l'obbligo di stare nelle vicinanze della tua casa e della tua persona. Mi ricordo bene all'inizio 500 metri, poi 50, la vicina, poi l'obbligo di domiciliare, però so che dovevo trovare sempre in giro. Appunto dal punto di vista normativo io sono più di consigliere di una persona che ha avuto una situazione appunto nella parte precedente invece cosa vuol dire che è venuta è una situazione difficile. Difficile da spiegare, nel senso che ci ho provato svariate volte, addirittura qualcuno ha detto che mi avrebbe querelata, che mi
ascoltare la mia versione, ma ascoltando solamente la versione del mio potenziale interno, cioè del mio essere, ha deciso che non era necessario tenerlo in carcere, l'ha lasciato agli obblighi domiciliari in casa sua. Cosa sono gli obblighi domiciliari? Sono meno severi degli arresti, perché non ci sono dei controlli. Tu devi stare in casa chiuso da allora, e nel caso in cui venisse avvistato fuori da casa sua verrebbe semplicemente segnalato, ok? Allora, io capisco tutto, però sinceramente se in quel momento lui avesse voluto aggredirmi lo avrebbe fatto senza problemi. Io in quel caso non mi sono sentita di rischiare così tanto e ho deciso, tra virgolette, di continuare a farmi l'amica per cercare di tenere sotto controllo la situazione. E questo ha funzionato, sinceramente, perché se no lo avrebbe fatto molto prima. Poi a un certo punto lui è stato furbo perché ha fatto il bravo, questa banalissima misura cautelare è caduta. Insomma, è stato ritirato tutto quanto da parte del giudice e lui ha pensato bene poi di agire e è andata come è andata, diciamo che si poteva evitare sicuramente.